Martedì 19 luglio, nella sala del Gonfalone a Palazzo del Pegaso, è stata presentata l'edizione 2022 di Convivere Carrara Festival. La rassegna si terrà dall'8 all'11 settembre. Fino al 30 luglio a Palazzo del Pegaso le biblioteche domestiche di Mauro Cenci. Mercoledì 20 luglio l'inaugurazione, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del Vicepresidente Marco Casucci. È stata presentata a Palazzo del Pegaso la 16ª edizione della Festa dell'Unicorno di Vinci. Dopo 2 anni di stop, oltre 450 eventi dal 29 al 31 luglio. Le tracce sono il tema della 17ª edizione di Convivere Carrara Festival, rassegna che si terrà dall'8 all'11 settembre e che è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Il programma prevede 24 incontri di parola fra conferenze, dialoghi e dibattiti, 4 spettacoli, oltre 20 eventi collaterali fra laboratori di cucina, spazio bambini e mostre. Carrara è una vera e propria città della cultura, una delle capitali della cultura toscana. Vanta una lunga tradizione di intelligenze, di raffinatezza culturale, di impegno nell'ambito culturale. La fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara contribuisce da sempre allo sviluppo culturale della città di Carrara e lo fa soprattutto attraverso il Festival Convivere, che ogni anno per 4 giorni riesce a raccogliere migliaia di persone nel bellissimo centro storico della città di Carrara, attratte da tante iniziative culturali, da tanti momenti di riflessione, da tante forme di celebrazione dell'arte. Per me è un'occasione importante quella di poter ospitare nel Palazzo del Consiglio regionale la conferenza stampa di presentazione del Festival al Convivere, perché è un modo attraverso il quale tutta quanta la comunità toscana partecipa ad uno degli eventi culturali più importanti nel panorama regionale. Quest'anno il tema Tracce è un tema assolutamente originale, suggestivo, che verrà declinato in moltissimi modi e sono convinto che a Carrara nei giorni di Convivere ci sarà una grande affluenza di pubblico, non di un pubblico qualunque, di un pubblico interessato, di un pubblico attratto dalla cultura e dal fermento culturale che si respirerà nella città di Carrara. Sono orgogliosa di essere qui a presentare la 17ª edizione di questo festival prestigioso di cui siamo onorati e soddisfatti anche per il risultato che quest'anno siamo riusciti a mettere insieme con la direzione di Maurizio Ferraris. Ci sono nomi importanti, il tema è un tema importante, le tracce, quindi i segnali che si lasciano come ponte tra il passato e il futuro nella nostra contemporaneità che deve necessariamente incidere soprattutto direi nell'ambito culturale, come credo che questa rassegna, questo festival possa rappresentare. Saranno 4 giorni assolutamente intensi, dall'8 all'11 settembre, di incontri, la maggior parte dei quali si svolgeranno sotto forma di dialoghi, quindi 2 personaggi esperti, illustri, che affronteranno un tema legato alla questione delle tracce, tracce rivolte al passato, ai beni culturali. Ci sarà il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zutriger, ad esempio. Tracce invece per pensare il presente, avremo ospite fra gli altri Pier Giorgio Di Freddi con Paolo Benanti, che si interrogheranno appunto sulla questione degli algoritmi, e altri ospiti sempre sul tema dei big data, quindi la tracciabilità e la capitalizzazione delle tracce oggi con le tecnologie digitali, cosa vuol significare. Parleremo poi delle tracce rivolte al futuro, quindi come pensare una traccia per immaginare il nostro futuro, sempre a partire dalla questione delle tecnologie digitali. Ne parleranno fra gli altri Antonella Viola con Roberto Esposito. Saranno 4 anche giornate ricche di spettacoli, ricordo in particolare il concerto di Ron sabato sera con un omaggio a Lucio Dalla e 2 concerti davvero di musica popolare, tradizioni che appunto segnano una traccia e una rilettura di queste tracce nel tempo, l'Orchestra Popolare Italiana e in conclusione il canzoniere grecanico salentino. Ringraziamo per essere ospitati qua a presentare la 17ª edizione di Convivere Carrara Festival, quest'anno con il tema Tracce, con un curatore scientifico di grandissimo profilo
che è il professor Ferraris, un evento che la Fondazione dona al territorio insieme a dei partner importanti che sono il Comune di Carrara, l'Accademia di Belle Arti, la Fondazione Marmo e la Camera di Commercio, insieme da quest'anno e già negli ultimi anni da tanti sponsor privati che apprezzano la nostra iniziativa. Curare questa rassegna ha significato mettere insieme due dimensioni delle tracce, cioè le tracce come le cose che ci collegano con il passato e invece il fatto che adesso il mondo è più pieno di tracce che mai, perché tutto quello che facciamo sta lasciando tracce, non solo adesso che sto parlando a voi e lo fate intenzionalmente, ma io per esempio il mio telefonino segnala dove sono e poi di quello si fa un enorme capitale che può ritornare a tutta l'umanità, e questo in fondo è l'idea. Le tracce del passato ci danno testimonianza di cosa sono stati gli esseri umani che ci hanno preceduto, le tracce del presente ci proiettano verso il futuro perché generano un enorme capitale nato dall'umanità e che può ritornare all'umanità. Le biblioteche domestiche, viste attraverso la lettura attenta, inedita e discreta di Mauro Cenci. Sono 35 dittici, immagini realizzate dal fotografo che si possono vedere nello spazio espositivo Carla Azeglio Ciampi fino a sabato 30 luglio. A tagliare il nastro all'inaugurazione della mostra mercoledì 20 luglio il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che non ha nascosto che avrebbe partecipato con entusiasmo al progetto aprendo la porta della sua biblioteca. Una mostra non solo particolare, una mostra molto bella, ringrazio Mauro Cenci per averla voluta qui in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre detto che la cultura passa attraverso la capacità di saper raccontare quello che noi siamo e cosa c'è di più che non quello che siamo in una biblioteca, l'ordine dei libri, come vengono predisposti per autore, i nostri gusti. In una biblioteca c'è il racconto di quello che noi siamo. E oggi vedere qui tante foto differenti che raccontano le differenze di tante famiglie è il segno che noi dobbiamo investire sempre di più in cultura, dobbiamo investire sempre di più nei libri. Pensate che in questo momento tante ragazze non utilizzano la lettura nei libri classici come vedete nelle biblioteche, invece penso che il valore di toccare con mano, di poter sfogliare, è un valore grande che ci rende più belli, e quindi investire sul libro vuol dire investire sul futuro. Indubbiamente un'iniziativa che già i numeri di questa mattina dimostrano che avrà un oggettivo successo, probabilmente perché in realtà siamo molto legati intimamente ai libri, e questa idea di Mauro Cenci è un'idea straordinaria perché cerca anche di conservare proprio plasticamente le biblioteche delle case dei toscani. È un elemento di continuità rispetto al nostro passato, che siamo sempre stati dei buoni lettori in Toscana. Questa intimità mi piace perché entra nelle case delle persone, e noi siamo qui a celebrare veramente una bella iniziativa. Per me è una grandissima emozione questa, perché è la prima volta che presento un lavoro in un luogo istituzionale importante come questo. Che cosa posso dire? Che è un lavoro che mi ha preso moltissimo tempo, perché andare a Milano, a Roma, a Parma e poi naturalmente a Firenze, eccetera, non è stato un lavoro semplice, però quello che mi interessava era far capire il rapporto che c'è con la lettura da parte di tante persone attraverso le loro librerie, e con i dettagli che poi io ho estrapolato, e cercare di far capire un po' quella che è la personalità, una sorta di ritratto delle persone che abitano queste biblioteche, che non a caso io ho chiamato domestiche, proprio per far capire un po' l'utilizzo, diciamo così, dei libri. Ecco, questo è un po' il concetto in estrema sintesi del mio lavoro. Ho visto le prime foto, ecco, devo dire che poi ho seguito da lontano, ma con molta attenzione e con molto piacere, il procedere di questi viaggi di Mauro Cenci attraverso l'Italia. Qualche bibliotecario domestico l'ho trovato io, uno a Milano, addirittura ha fotografato a un certo punto la mia libreria. Mi sono trovato un po' come
come scriveva una volta Umberto Eco, facendo una prefazione di Andrea Pazienza, mi sono trovato come Cocco Bill che deve parlare di Iacovitti, insomma, mi sono trovato personaggio in qualche modo dentro questa impresa veramente labirintica ma molto appassionante, e la passione credo che abbia un ruolo di molto sfaccettato a molte facce di questa impresa di Mauro Cenci. Dopo 2 anni di stop forzato, Vinci torna ad accendersi con la Festa dell'Unicorno. Per la 16ª edizione, che si svolgerà in 3 giorni, dal 29 al 31 luglio, la città di Leonardo si popolerà di elfi, hobbit e creature fantastiche. Aprirà la manifestazione una parata con l'Armata dell'Unicorno, oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci. In tutto più di 450 eventi nel complesso delle 3 giornate, dislocati nelle 9 aree tematiche del centro storico, dedicate a fantascienza, fumetti, horror, medioevo, fantasy, pirati, Oriente e bambini. Vinci sarà al centro delle attività culturali della nostra regione e finalmente si riparte dopo 2 anni di stop. Saranno giornate intense, giornate belle in cui i cittadini non soltanto di Vinci potranno davvero entrare in questo mondo virtuale nuovo, fatto di cosplay, fatto di tante iniziative che coinvolgono soprattutto le ragazze e i ragazzi più giovani. Noi da quando siamo partiti con il lavoro in Consiglio regionale abbiamo sempre detto di voler sostenere quelle iniziative che permettono ai giovani di potersi sentire protagonisti. Questa ne è una di quelle, siamo davvero contenti oggi insieme al collega Sostegni, al sindaco Torchia, di poter presentare qui in Consiglio regionale questa bellissima iniziativa. La Festa dell'Unicorno ormai è una festa a carattere nazionale o anche oltre. Richiama migliaia di persone a Vinci, richiede un'organizzazione straordinaria della quale ringraziamo il Comune e tutti gli organizzatori, ed è un evento davvero straordinario. Il Borgo di Vinci, già di per sé bellissimo, che rappresenta tutta l'immagine della Toscana, si trasforma completamente, diventa un luogo magico, di fantasia, dove è assolutamente importante, bellissimo per tanti andare a visitare questo spettacolo, e tutti gli anni si rinnova dopo 2 anni, insomma, di pausa per Covid sostanzialmente. Quest'anno ritorna l'edizione a pieno regime e quindi sarà una grande occasione per tutti i toscani, ma non solo, di andare a Vinci il 29, 30 e 31 luglio. È una grande occasione perché la festa ritorna dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia. E quindi è una ripartenza importante, una festa che è arrivata alla 16ª edizione, che è nata per gioco ed è diventata una cosa importante, che ha ricadute importanti sul sistema economico e commerciale della nostra città. Quindi per questo siamo qua, siamo per promuovere la 16ª edizione della Festa dell'Unicorno e invitare i cittadini a partecipare numerosi. Intanto devo dire che è una grande soddisfazione veder tornare la Festa dell'Unicorno a Vinci dopo 2 anni di stop, e devo dire la soddisfazione è doppia perché la festa ritorna con dei numeri importanti. Se noi andiamo a vedere il numero degli spettacoli vediamo che ci sono oltre 300 attrazioni nei 3 giorni dell'evento, ci sono oltre 400 espositori e soprattutto il centro storico di Vinci viene suddiviso in 9 aree tematiche, proprio perché questo è il festival della fantasia, del mondo fantastico, e quindi è giusto che ogni area rappresenti un sottogenere della letteratura fantastica. Assolutamente sì, questa è la nostra speranza, il nostro auspicio, anche in virtù dei lavori che abbiamo fatto appunto per poter avere la nuova edizione, la 16ª. Per 2 anni abbiamo dovuto per forza maggiore purtroppo sospenderla, e gli uffici comunali insieme alla Compagnia dell'Unicorno sono al lavoro dai primi giorni di questo anno, e tutte le indicazioni che abbiamo, insomma, è quella di avere una edizione che possa essere la ripartenza vera e propria di questa manifestazione che nel 2018 e nel 2019 hanno portato oltre 40.000 persone, insomma, a Vinci in questi 3 giorni.